Testimonianza di una giovane studentessa ucraina che vive ad Agrigento da 3 anni ma che rimane in stretto contatto con i suoi amici che combattono nella resistenza. Contributo video selezionato dal nostro Eugenio Cairone, momento di riflessione ad una settimana dall'inizio del conflitto. I consiglieri comunali Amel e Bongiovì puntano il dito contro il servizio di raccolta dei rifiuti. Da Montallegro piovono contestazioni all'impianto di biogas, sversi nel fiume Acragas, le critiche di Mare Amico. Mancanza di tutele e carichi di lavoro insostenibili, i medici incrociano le braccia per 1 a 2 giorni. Dopo la maxi rissa tra minori, il sindaco prende provvedimenti. Il più grave è un polmone perforato a causa di una coltellata. Vincenzo Corbo chiude locali a mezzanotte ed impone divieti e restrizioni sulle bevande alcoliche ed in vetro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Marta Rack, una studentessa ucraina che al terzo anno di scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento da 3 anni vive nella Città dei Templi per raggiungere il sogno di formarsi nel bel paese. La giovane, seppur a distanza ma insieme a tanti suoi connazionali, sta vivendo i momenti drammatici della guerra. A Leopoli, la sua città di origine, ha lasciato i suoi affetti, la famiglia e gli amici. Fortunatamente la città, non lontana dal confine polacco, non è stata ancora investita dalla violenza della guerra. La sorella maggiore di Marta e alcuni suoi amici però stanno dando un contributo sia sul fronte del volontariato che nella lotta di resistenza. E dal microfono del nostro direttore Arturo Cantella la ventenne racconta dei suoi amici studenti che hanno raggiunto la capitale Kiev per combattere. Vediamo. Sono tante le persone ucraine che risiedono nella nostra città, molti lavorano in strutture private e si sono ben inserite nel nostro tessuto sociale. Tra queste abbiamo sentito anche la testimonianza di una studentessa ucraina che frequenta da 2 anni l'Accademia Belle Arti Michelangelo per motivi di studio e che ha i genitori ancora nella propria nazione. Si chiama Marta Rack. Abbiamo sentito anche le sue impressioni di come sta vivendo questo momento. Adesso mi sento molto nervoso perché tutta la mia famiglia e i miei amici sono rimasti in Ucraina, ma per fortuna nella mia città Lviv è tranquillo e io spero ci sta. Qual è la tua città, Marta? Lviv, Leopoli. Sì, la mia città è vicino di Polonia, ma adesso io sono un po' stressata perché per me è difficile essere qua, perché qua è tranquillo, ma io capisco che i miei genitori ci sentono molto pauroso. Tu ti senti quotidianamente con i tuoi genitori? Sì, parliamo ogni giorno. Hai altri fratelli, sorelle o sei figlia unica? No, io ho una sorella grande, adesso lei è come volontario e aiuta con i vestiti, con i prodotti per nostri gente che scappano adesso in altri paesi. Ecco, cosa ti raccontano i tuoi genitori, Marta? Mi raccontano che adesso in vivo è tranquillo, ma ad esempio i miei amici che sono volontari a Capitale, loro sono come volontari, come soldati, e loro proteggono il nostro paese, anche loro dicono che ci sarà tutto bene perché predominanza è nostra. Senti, quali difficoltà vivono loro, insomma, qual è la maggiore difficoltà che hanno in questo momento? Hanno problemi di, non so, di viveri, qualche dettaglio in particolare se ci vuoi raccontare. Allora, adesso il primo problema è ci sono attacchi e bombardamenti di Russia. Questo è il primo problema, anche c'è problema perché aspettiamo l'aiuto di altri paesi e noi otteniamo questo. Anche è un problema perché le nostre città si distruggono, questo è il problema.
E anche c'è una propaganda, c'è come una guerra informativa per demoralizzare i nostri agenti e soldati. Tu pensi che si possa arrivare a una pace? Pensi che il paese possa tornare a essere libero? Cosa pensi dentro di te, insomma, sul futuro della tua terra? Io spero che il mio paese ci sta libera, e come questa guerra dà una possibilità per tutti i genti, tutto il mondo capiscono che Ucraina è un paese, non è una piccola paese, è un paese con genti grandi che... sì. Hai contatti con altri tuoi coetanei della tua stessa età, tuoi amici del posto? Sì. Ti senti anche con loro, dico? Sì, adesso una mia amica, lei è andata a Polonia, lei è aspettata per 60 ore a trasferire fuori di Ucraina. Vorresti essere con i tuoi genitori in questo momento? Sì. O vorresti che i tuoi genitori fossero qui? È così, ma adesso non c'è una possibilità che tutta la mia famiglia venga qua, e adesso io voglio essere con loro. Non ce l'ha fatta il giovane di Montallegro Antonio Cinquemani, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi in un incidente stradale sulla strada statale 115 all'altezza dello svincolo per Ribera e Borgo Bonsignore. Il 18enne deceduto ieri pomeriggio all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove ha lottato per 4 giorni tra la vita e la morte. La comunità montallegrese domenica scorsa si era stretta attorno alla famiglia in una fiaccolata di preghiere. Il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, ha fatto sapere che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. 1 a 2 giorni di sciopero nazionale dei medici di famiglia denunciano mancanza di tutele e carichi di lavoro insostenibili. Aderiscono anche i lavoratori delle guardie mediche e quelli impegnati a controbattere l'emergenza sanitaria. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sciopero dei medici di famiglia 1 marzo e nel giorno 2 i medici incroceranno le braccia, tanti probabili disagi per l'utenza. Con loro anche i medici di famiglia, guardie mediche, medici dell'emergenza sanitaria territoriale, medici della medicina, dei servizi aderenti ai sindacati. Prevista anche una manifestazione a Roma. La mobilitazione chiama tutti in raccolta i medici dell'area convenzionata a causa dei carichi di lavoro insostenibili e della mancanza di tutele. Sentiamo la dottoressa Pina Onotri, presidente nazionale dello SMI, Sindacato Medici Italiani, e il dottor Giuseppe Catania, responsabile del sindacato nella regione siciliana. Scioperiamo perché dopo 2 anni di pandemia siamo veramente stremati. Scioperiamo perché è stato bocciato l'emendamento che riconosceva il giusto indennizzo ai familiari dei medici morti per Covid che sono andati in battaglia senza armi. Scioperiamo perché più di 3 milioni di italiani sono senza medico di famiglia e le postazioni di guardia medica sono soppresse o accorpate per mancanza di personale e sulle ambulanze del 118 non vi sono medici a bordo. È un appello che rivolgo ai colleghi nel sostenere la nostra protesta e ai cittadini di essere al nostro fianco per salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Per rivendicare la situazione dei medici di famiglia, in quanto sono stati dichiarati fannulloni, che non lavorano, che percepiscono i soldi in maniera quasi impropria, eccetera. Io, giustamente, poi per la situazione di questa, dei morti che abbiamo avuto per il Covid dei medici di famiglia, che giustamente vogliono dare alle famiglie pochi soldi, ridicoli, in quanto una vita di una persona che si è dedicata e che è stata dichiarata eroe viene esclusivamente maltrattata. Tra l'altro i compiti che abbiamo noi medici di famiglia sono molto pesanti, la burocrazia va solo a carico dei medici di famiglia, cioè i medici di famiglia sono ormai appesantiti dalla burocrazia e quindi quasi esiste solo il Covid e non ne altre patologie. Cioè nei nostri studi noi non lavoriamo, come dicono, a livello
nazionale 3 ore al giorno, ma si lavora alla bellezza di 12-16 ore pure al giorno, continuamente. Quelli che criticano, bisogna vedere quando lavora il medico di famiglia e quando è appesantito dalla burocrazia. Cioè, altri guadagnano, un medico ha solo le incombenze di lavorare. Quindi la vostra è una protesta prettamente economica, da quello che capisco. Non è solo economica, è economica. Assolutamente no, non è una pretesa economica, è una pretesa di dare la giusta compensazione, dico, a chi lavora pesantemente, che lavora avendo le incombenze, perché poi gli stipendi che noi, io personalmente, abbiamo vaccinato nei nostri studi, perché siamo stati proibiti a vaccinare le app, dico proibiti, abbiamo vaccinato 5.000 persone vaccinate con una situazione facendo medico, inoculatore, quindi infermiere, e pura burocrazia, cioè amministrativi. Cioè, i nostri guadagni sono ridicoli, si parla di 10 euro lord quando fai 3 prestazioni, mentre presso le hub non si parla quanti soldi sono stati dati e retribuiti. Cioè, una cosa allucinante. Quando durerà lo sciopero? Lo sciopero si chiude oggi a Roma, c'è la dimostrazione a livello del Ministero della Salute, in cui bisogna ripigliare la situazione dell'accordo nazionale, bisogna riprenderlo, perché giustamente fannulloni, siamo stati definiti persone che quasi non ci sacrificiamo per l'utente, invece con l'utente, con la paziente siamo molto vicini ai pazienti. È un accordo che personalmente vogliono passare, non si capisce, alla dipendenza o alla non dipendenza, le cosiddette case delle comunità, creando ancora disordine, perché c'è un disordine, non c'è sul piano del PNRR che i soldi andranno nella situazione della sanità, è giusto, ma viene dato il potere sempre in mano ai vari ASPE, alle varie regioni, che vanno a determinare le situazioni e tolgono l'autonomia pure del medico di famiglia. Cioè, in questo caso, perché si toglie l'autonomia? Perché la libertà che ha il medico, perché il medico ha delle convenzioni, quindi convenzione deve garantire alcune ore, che ne garantisce molto di più che deve fare, di fatto la libertà della sua professione viene pure tolta, non si capisce se viene tolta oppure dobbiamo passare appesantite alla dipendenza pure delle ASPE nelle nostre ore di libertà di lavoro e nella nostra indipendenza. Ci viene tolta l'indipendenza, e tra l'altro io penso una cosa, tutto a carico del controllo delle ASPE, togliendo pure nelle nostre ore di vita nella nostra famiglia pure. Questa è la verità. Quindi siamo molto appesantiti, non siamo riconosciuti, siamo chiamati eroi quando ci conviene, fannulloni quando personalmente. Tutto questo bisogna smentirlo, perché i soldi che guadagna il medico, cioè, sono veramente fermi a date situazioni da tanti anni, fermi, e non si mettono in rapporto alle altre attività lavorative di altre persone, e non si capisce. Tra l'altro, noi chiediamo pure che il medico di famiglia venga riconosciuto come specialista e non sempre come corso di formazione. Sono tanti punti che penso di dibattere in un'altra sede, certo, in okay, cui noi possiamo prolungare tutte le grandi carenze che sono nella medicina generale. Le grandi carenze. In occasione dell'8 marzo, festa della donna, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, al fine della prevenzione dei tumori al seno, offre mammografie gratuite in provincia grazie alla collaborazione del Dipartimento Radiologia diretto da Angelo Trigona. Martedì prossimo, dunque 8 marzo, le donne tra i 50 e i 69 anni potranno prenotare gratuitamente l'esame mammografico telefonando al centro gestionale screening ai numeri 0922 40 75 38 oppure 40 78 29 oppure allo 0922 40 71 70. I test diagnostici si svolgeranno martedì 8 marzo dalle 8:30 alle 19 negli ospedali di Agrigento, Sciacca e al poliambulatorio di Canicattì. Presentato questa mattina al caffè Portapò di Agrigento un documento redatto dai consiglieri comunali della città di Agrigento, Nello Amel e Alessia Bongiovì. Al centro del dossier il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che a parere dei due consiglieri comunali d'opposizione presenterebbe criticità definite dai due come innumerevoli inadempienze contrattuali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una conferenza stampa oggi per denunciare delle mancanze relativamente alla raccolta dei rifiuti dall'attuale amministrazione.
Sì, come ricordate, noi avevamo detto che avrebbero pulito la città e aumentato la differenziata e diminuito i datari. In un anno e mezzo, io ho aspettato tutto questo tempo per dare la possibilità di realizzare questo obiettivo, in un anno e mezzo non è stato fatto nulla. La città è più sporca, la differenziata non è aumentata oltre il livello che avevamo portato noi al 72%, la Tari è aumentata e continuerà ad aumentare. E la novità, diciamo, di questa conferenza stampa è la richiesta che io farò all'amministrazione comunale di richiedere l'applicazione della riduzione del quinto d'obbligo, perché la quantità di rifiuti grazie alla differenziata è passata da 32.000 tonnellate all'anno a 28.000 tonnellate all'anno. Questo ci consentirebbe di avere un risparmio di 1,5 milioni di euro che possono essere destinate all'incremento dello spazzamento, a una piccola riduzione della Tari e all'aumento a 6 ore dell'orario dei lavoratori dello spazzamento. Questo è uno degli impegni. Poi ho detto tutto il resto che riguardava, diciamo, le cose che noi abbiamo fatto, che sono cose molto concrete. Abbiamo diminuito la Tari per quanto riguarda le utenze commerciali del 15% per la prima volta nella storia. Abbiamo bloccato l'aumento della Tari nell'anno 2019 dopo 14 anni di costanti aumenti. Abbiamo risolto tutta una serie di problemi difficilissimi da risolvere che abbiamo consegnato a questa amministrazione già risolti. Tutto il resto, diciamo, abbiamo applicato le sanzioni alle ditte, abbiamo cercato di risolvere i problemi di Zingarello senza costi per la città. Una serie di situazioni che ci hanno impegnato tantissimo e che ingenerosamente sono state criticate e sono diventate quasi il motivo per cui abbiamo perduto la campagna elettorale. Oggi chiediamo ai cittadini di valutare concretamente se quello che noi abbiamo fatto, anche con il costante dialogo con la gente, con la possibilità di avere risposte, di trovare qualcuno che gli chiariva quali erano i problemi, un piccolo intervento di risposta, anche se magari non era risolutivo al 100%, però almeno c'era un rapporto diretto tra cittadini e amministrazione che consentiva in qualche modo di gestire le grandi. Ora non c'è più questo rapporto, consigliere Amel, all'interno del Consiglio queste proposte vengono fatte? Assolutamente no, diciamo. Le uniche cose che sono state fatte in Consiglio Comunale sono alcuni ordini del giorno che abbiamo fatto in Commissione e che sono state poi discussi in Consiglio Comunale brevemente e senza nessuna risposta concreta e operativa. Con il consigliere Alessia Bongiovi in Consiglio Comunale adesso porteremo una serie di carte molto precise e puntuali. Quindi voi date un giudizio totalmente negativo sull'attuale sistema di raccolta dei rifiuti, allora, da quello che capisco. Certo, perché praticamente noi abbiamo detto, quando è un sistema, diciamo, difficile da smontare, però almeno noi ci abbiamo provato a fare le sanzioni, abbiamo provato a fare le trattenute, e quindi dico, questo era l'unico sistema per riuscire a stringere l'impresa. Adesso c'è questa proposta che facciamo della riduzione del quinto d'obbligo, voglio vedere cosa dice l'amministrazione comunale. Impianto di biogas a Montallegro. Nonostante il via libera alla costruzione, sono ancora in molti ad essere contrari. Sul fronte dei no, anche il segretario cittadino del Partito Democratico, Giuseppe Piruzza. Vediamo. Giuseppe Di Rosa, continuano le sue critiche fortissime verso la gestione AICA, parlando sempre di un fallimento. Ecco, non crede di essere magari troppo pessimista in merito? Assolutamente no, nel mese di giugno avremo purtroppo la brutta notizia che AICA sarà implosa. È una legge nazionale che lo impone, non sono riusciti a fare un unico ambito e di conseguenza non riuscirà a partire neppure l'appalto per le condotte idriche ad Agrigento. C'è da dire che purtroppo ad Agrigento, ma in tantissimi altri paesi, il disservizio ormai è palese. Ad Agrigento ci sono quartieri che non ricevono l'acqua da 21 giorni, neppure con le autobotti, che è un obbligo di legge, mentre poi la gente deve comprare le autobotti dai privati che, attenzione, non sappiamo da dove attingono l'acqua. Da sabato prossimo 5 inizieremo una raccolta firme per una denuncia popolare, lo inizieremo a fare come Codacons e si aggregheranno altre associazioni a Porta di Ponte per 4 sabato di seguito, ma probabilmente le domeniche ci sposteremo tra Canicattì, Favara e, perché no, altri comuni.
la raccolta delle firme e con quale sarà l'obiettivo, lo scopo di questa raccolta che farete e dove inizierete qui ad Agrigento giorno 5? Come ho detto, inizieremo a Porta di Ponte sabato dalle 10 alle 13. Siamo in attesa già del permesso, abbiamo già notificato il tutto alla questura. Il comune ci dovrebbe rilasciare il permesso entro le prossime 48 ore. Inizieremo a Porta di Ponte per 4 sabato di seguito dalle 10 alle 13 e attenzione, lo scopo è quello, ci sarà presentata alla Procura della Repubblica una denuncia popolare. Siamo stanchi, la gente è stanca, si rischia una sommossa. Chiederemo l'intervento, nella stessa nota l'abbiamo citato, al Presidente della Regione Musumeci. E stiamo in itinere, abbiamo altre iniziative forti che portino a una soluzione della situazione. L'abusivismo è un fenomeno in crescita negli ultimi anni che sta proliferando in maniera del tutto indiscriminata in tutte le regioni d'Italia. Per tale ragione il Comune di Agrigento adotta un software che permette di combattere nel modo più efficace il problema dell'abusivismo, combinando da una parte l'attività di segnalazione del cittadino e dall'altra fornendo un aiuto nel controllo degli annunci posti sulle piattaforme online. Con delibera del dirigente Mantione è stato determinato infatti l'utilizzo del software Stay Tour Map Control per il contrasto all'abusivismo delle strutture ricettive. Il software di gestione dell'impresa di soggiorno, oltre alle funzioni di calcolo dei pernottamenti, serve a gestire la dichiarazione nel tempo stesso e agevolerà l'ente nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione o elusione dell'imposta di soggiorno, in quanto permetterà l'associazione delle strutture con le relative inserzioni online anche tramite geolocalizzazione. Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni online con scansione e analisi dei dati estratti sui principali portali online. Raccolta firme organizzata dal Codacons di Agrigento contro i disservizi dell'AICA. Ad Agrigento alcuni quartieri non ricevono acqua da almeno 21 giorni, denuncia l'associazione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il PD di Montallegro è contrario a questo nuovo centro di rifiuti che sorgerà in zona Montallegro. Diverse sono state anche le prese di posizione. Ecco, cos'è che si potrà fare? Perché la Regione ha dato parere favorevole. Intanto non è solo il PD ma è tutta la comunità di Montallegro che ha preso la delibera di giunta regionale numero 28 del 12 di febbraio, attraverso cui si dà di fatto il via libera al progetto Ford, il progetto presentato nel 2017 che prevede in materia di rifiuti la trasformazione della frazione organica dei rifiuti differenziati, significa in altre parole che la trasformazione del rifiuto in gas. Quello che diciamo, ecco, è che questi tipi di progetti devono essere posti in zone lontane dai centri abitati e zone dove non ci sono vincoli paesaggistici, ambientali. Cosa diversa invece è lì a Montallegro, dove di fatto c'è un sito Natura 2000, no? Siamo praticamente nel mezzo tra quella che è la foce del fiume Platani e San Leone, il vicino Capobianco. Abbiamo praticamente un vincolo di rimboschimento, quindi mi ricordo in quella zona praticamente facevamo le passeggiate ecologiche, no? Ora mi vengono in mente quelli che sono gli articoli della Costituzione, perché per esempio all'articolo 41 si cita che la libertà economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con quello che è praticamente la libertà individuale, con quella che è la sicurezza, e sicurezza intesa come salute, ecco, sicurezza intesa anche come libertà economica. Quindi pensiamo, diciamo, alla vocazione turistica di Montallegro, perché a breve distanza praticamente abbiamo Torre Salsa, la bellissima fascia costiera di zona di Boa Marina. Allora riflettiamo sul fatto che praticamente sia l'ARTA, sia la Regione, sia la Conferenza di Servizi hanno praticamente disapplicato quello che è una norma, cioè la vicinanza al centro abitato. E così come Montallegro già è stato praticamente
come dire, al centro di interessi, e le, è diciamo, stato abbastanza, come dire, colpito da, da questo flusso di rifiuti, che poi non significa soltanto il progetto, ecco, il progetto perché, ma significa anche il veicolo interno, la quantità di traffico che arriva. Quindi quello che speriamo, dico, che intanto i ricorsi presentati abbiano un esito positivo. Il Musumeci ha tralasciato che cosa? Ha tralasciato intanto il parere contrario del Consiglio Comunale, o meglio dei consigli comunali, ha tralasciato il parere del sindaco, che tra l'altro dico è dello stesso partito. Quindi mi chiedo, ecco, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Lo dirà il futuro. E quello che auspichiamo è un maggior coinvolgimento con le popolazioni locali, anche perché recentemente si vogliono costituire due termovalorizzatori all'interno della regione siciliana. Quindi è cosa bisogna fare se non si tengono in considerazione queste che sono le volontà popolari. È un tema molto caldo, ma è un tema che va affrontato assieme alle popolazioni locali, non tralasciando quella che è la volontà locale. Anche perché nella qualità di futuro candidato alla presidenza della regione. Il fattore dei rifiuti, ecco, oggi sì, devono essere trattati, ma non è possibile che da oltre 15 anni venga ad essere colpita sempre Montallegro. Quindi è opportuno che questa situazione avvenga nella gestione, nell'emozione di quelle che sono le popolazioni locali, della comunità di Montallegro. In particolare la distanza di 3.000 metri, e cioè siamo proprio attaccati, cioè a questo impianto. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento ha segnalato e documentato lunedì scorso scarichi fognari nel fiume Acragas a danno del mare di San Leone. L'ARPA Protezione Ambientale, in collaborazione con la Guardia Costiera, ha ispezionato i luoghi. In uno dei tombini prossimi allo sversamento è stata immessa della fluorescina, ovvero un tracciante chimico che colora di verde i liquidi, ed è stato constatato che l'incremento dei flussi di acque nere causerebbe anomalie nel funzionamento di una paratia che provocherebbe lo sversamento dei liquami fognari. E a fronte di ciò il coordinatore dell'associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo, commenta: l'AICA ha il compito di raccogliere, trasportare e depurare le fogne prodotte dai cittadini, e invece le scarica nel fiume Acragas e poi nel mare di San Leone. Questo è un fatto moralmente gravissimo che dal punto di vista giuridico rappresenta un disastro ambientale. A Castellammare del Golfo, blitz antidroga partito dalla denuncia della moglie di un consumatore. 15 gli arresti. Uno degli indagati è accusato anche di estorsione. Si sarebbe fatto consegnare 500 euro da un suo conoscente con la minaccia di divulgare un video con contenuti sessuali che lo ritraevano. C'è il servizio. Castellammare del Golfo, splendida cittadina vicinissima al territorio alcamese, terra che sa di mare e tradizioni longeve, eppure da qualche tempo pare fosse diventata punto nevralgico per spacciare stupefacenti. La droga sarebbe stata ceduta anche in pieno lockdown, quando le restrizioni a causa del Covid-19 impedivano di fatto di circolare senza giuste ed impellenti cause. Eppure lo scenario, fotografato dai militari dell'arma, non ammette ripensamenti né zone d'ombra. A Castellammare lo spaccio di droga si poteva toccare con mano. I carabinieri del comando provinciale di Trapani, coadiuvati dai colleghi dell'arma di Palermo, nonché dallo squadrone lì portato Cacciatori Sicilia, hanno dato esecuzione nella mattinata di ieri in diversi comuni all'ordinanza cautelare nei confronti di 20 persone di età compresa tra i 22 e i 56 anni, per cui si è ritenuto sussistessero gravi indizi di colpevolezza in relazione proprio a reati in materia di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati si è ritenuto altresì sussistente un quadro probatorio grave in relazione al reato di estorsione commesso in danno di un cittadino castellamarese, a far venire fuori il triste spaccato, la forza ed il coraggio di una donna. Quest'ultima, infatti, allarmata per le frequentazioni del marito, consumatore ormai seriale di cocaina, riuscì ad indicare ai militari dell'arma chi faceva parte di quel sistema, facendo i nomi dei presunti pusher. Una storia che ha un lieto fine ed una morale di base importante.
importante a spingere la donna a denunciare, di certo, l'amore verso il marito e la paura che lo stesso potesse smarrirsi dietro un sistema putrido e degradante. Non è facile ai giorni d'oggi denunciare, l'omertà spesso prende il sopravvento, la paura grava sulla psiche che impone alla bocca di tacere. Invece in questo caso accade praticamente il contrario, la bocca racconta e la mente sa che ha agito correttamente. Le successive attività di indagine, svolte anche con mezzi tecnici, hanno messo in luce che nel comune di Castellammare del Golfo tre soggetti, con l'ausilio di complici e parenti, avrebbero organizzato un sistema di delivery di marijuana e cocaina, sostanze che sarebbero state acquistate rispettivamente a Partinico e nel quartiere Zen di Palermo. Gli scambi dello stupefacente sarebbero avvenuti vicino le abitazioni dei presunti spacciatori, presso gli unici esercizi commerciali aperti nel periodo delle più stringenti misure di contenimento della pandemia. Nel corso delle indagini, 8 persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani quali assuntori di stupefacenti, nonché sono stati sequestrati 1.400 euro in contanti, 80 grammi di cocaina e 28 di marijuana. All'esito delle formalità di rito, 8 soggetti, tra cui figli di un noto esponente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo e nato detenuto per 416 bis, sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 5 all'obbligo di dimora nel comune castellammarese. In carcere di fatto finiscono Salvatore Bosco, 40 anni, già arrestato in passato per droga, Emanuela Di Bartolo, 43 anni, Davide Calabro, 21 anni, Giuseppe Bosco, 48 anni, Massimo Catanzaro, 50 anni, Lorenzo Poma, 34 anni, Domenico Bellomonte, 26 anni, Gabriele Piazza, 35 anni. Agli arresti domiciliari invece Marco Sciabica, 44 anni, Dario Lapuma, 28 anni, Antonina Latona, 25 anni, Angelo Adragna, 27 anni, Sebastiano Domingo, 27 anni, Antonino Maragliotti, 31 anni, Salvatore Ferrara, 46 anni. Obbligo di dimora invece per Giuseppe Di Bona, 54 anni, Ivan Ferro, 31enne, Pietro Daguanno, 47enne, Florin Benicucu, 23enne, Alberto Amato, 29enne. I fratelli Bosco, nella fattispecie, sono figli di Antonino Bosco, che sta attualmente scontando una condanna per mafia. Sarebbero stati loro ad organizzare il sistema di delivery di marijuana e cocaina. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un corriere della droga e sequestrato 4,2 kg di cocaina nascosta in un'autovettura controllata nella zona dello svincolo autostradale di via Emiro Giafarre in direzione del capoluogo siciliano. I controlli sono stati eseguiti da una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. L'uomo fermato è Domenico Tramontana, 30 anni, di Reggio Calabria, a bordo di una Ford Focus. Nel corso del controllo, Tramontana è apparso subito molto agitato. Grazie a un cane antidroga sono stati trovati nascosti nel cruscotto 4 panetti di cocaina. Il nascondiglio si apriva con un'apertura meccanica. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 360.000 euro. Il corriere accusato di traffico di droga è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo. Dai controlli effettuati è emerso che l'uomo percepiva il reddito di cittadinanza, beneficio che per effetto del provvedimento cautelare verrà immediatamente sospeso come previsto dalla legge. In pochi giorni è il secondo arresto di corrieri provenienti dalla Calabria carichi di cocaina. Sempre i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno infatti arrestato 2 uomini di Villa San Giovanni e sequestrato 5,8 kg di cocaina nascosta in una Fiat Panda fermata allo svincolo autostradale di Buonfornello in direzione del capoluogo siciliano. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Canicattì la polizia e la Guardia di Finanza, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno arrestato una donna di 30 anni sorpresa a casa sua, dove era già stata ristretta ai domiciliari per precedenti, in possesso di circa 15 grammi di crack, già divisi in una trentina di dosi, pronte per lo spaccio. Parte dello stupefacente è stato nascosto all'interno di un divano, sequestrati anche bilancini di precisione e involucri. L'arresto è stato convalidato dal tribunale. Lei è stata trasferita in carcere. Da ieri 1 marzo al 31 dicembre 2022, dalle 8 alle 24, è in vigore il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche.
in vetro o lattina, è quanto disposto dal sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Il primo cittadino vuole evitare eventi simili a quelli verificatisi nella giornata di ieri, quando in Piazza Dante è scoppiata una maxi rissa tra giovanissimi, durante la quale un minorenne è stato colpito da una coltellata al polmone. L'ordinanza del sindaco dispone inoltre la chiusura di tutti i locali pubblici entro le 24. L'ex deputato regionale canicattinese Giancarlo Granata è stato nominato nuovo responsabile del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Migrazione di Fratelli d'Italia dal commissario provinciale del partito Calogero Pisano. Lo stesso Granata commenta: oggi è sempre più avvertita dalle famiglie l'esigenza di una maggiore sicurezza, come dimostrano i tanti episodi di violenza anche a Canicattì. Inoltre la provincia di Agrigento è da sempre terra di frontiera soggetta al fenomeno dell'immigrazione. La sicurezza, la legalità e la lotta all'immigrazione clandestina costituiscono l'identità e l'essenza dell'impegno della destra. Risulta che la sola Liberty Lines abbia presentato domanda di partecipazione al bando del Ministero per il servizio di traghettamento veloce tra Messina e Reggio Calabria, svolto fino ad oggi dalla società Blue Jet. La WIL accende nuovamente i riflettori sul problema occupazionale legato a 47 lavoratori marittimi di Blue Jet, che ad oggi non hanno specifiche tutele contrattuali che garantiscano loro la clausola di salvaguardia occupazionale. C'è il servizio. No, il bando è appetibile perché parliamo di 37 milioni di euro in 5 anni. E sono stringenti i requisiti che ultimamente il Ministero e in genere nei bandi di trasporto marittimo vengono messi. E quindi per un servizio molto delicato i requisiti richiesti erano di un certo livello. Liberty Line è da sempre una delle società più presenti nel segmento del traghettamento veloce, quindi probabilmente è un ritorno di Liberty Line in un'area che già ha visto gli scafi di Liberty Line in esercizio. Ci stranizza e un po' ci preoccupa invece che non abbia partecipato il vettore pubblico Blue Jet, che ha gestito questo servizio, lo ha gestito anche su volontà del Ministero dal 2018, quando fu chiesto al vettore pubblico di sopperire proprio alla cessazione del servizio della stessa Liberty Line, quindi è un po' il cerchio che si chiude, e ci preoccupa il lato occupazionale. Voi esprimete preoccupazione, volete leggere le carte, mettete un po' le mani avanti, fate presente comunque al Ministero che bisognerà tutelare gli attuali livelli occupazionali, che non sono pochi per questa realtà. Will Trasporti e Filt CGL sul territorio e nell'area dello stretto hanno una vertenza sul traghettamento veloce che dura da circa 2 anni. Parliamo della vertenza di Blue Jet, della vertenza contrattuale. Richiediamo da 2 anni che nello stretto vi siano regole chiare anche contrattuali, ma anche di salvaguardia occupazionale. Il cambio di appalto sulla tratta Messina-Reggio Calabria porta a un possibile esubero di 47 unità marittime di lavoratori e nell'indotto attualmente gestito nelle biglietterie, nell'assistenza a terra, nelle pulizie sui mezzi che attualmente sono di Blue Jet, di circa 10 unità. La politica che ha scelto la via della concessione, quindi del bando, deve insieme alle aziende interessate, insieme alle organizzazioni sindacali anche stabilire quali siano le tutele occupazionali, perché in quest'area di certo non possiamo perdere neppure un posto di lavoro. A Taormina, tra le eccellenze siciliane, è stata premiata la Casa del Musical di Agrigento diretta da Marco Savatteri. A proporre la candidatura è stato il Lions Club di Agrigento. Vediamo. Categoria arte sperimenta nuove forme di contaminazione artistica volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia. Proponente Lions Club Agrigento Osto, presidente Giuseppe Calamazza, ritira il premio il dottor Marco Savatteri. Invito il Lions a avvicinarsi al governatore. Buongiorno e grazie. Questo premio ci onora, come alla Casa del Musical, la mia compagnia teatrale, ci lusinga, ci inorgoglisce, ma è anche una grande responsabilità, e la responsabilità verso azioni future sempre più concrete, verso un investimento sempre più forte verso il nostro territorio.
Noi abbiamo scommesso tanto sul patrimonio culturale, l'abbiamo fatto attraverso il teatro, l'abbiamo fatto raccontando la mitologia, la verità in teatro di Taormina, l'abbiamo fatto attraverso il racconto dell'immigrazione siciliana verso le Americhe, l'abbiamo fatto grazie a Lions, grazie al governatore, al vice governatore e al dottor Alfredo Faro, al teatro Bellini lo scorso dicembre. E quindi vi sono grato e sono molto affezionato a tutti voi Lions. E nello stesso tempo il premio al teatro, in qualche modo è un premio alla parola. E la parola, come sappiamo, è un'arma potentissima. Forse le parole lanciate dalla scena dovrebbero essere le uniche armi legittime e adesso utilizzate e giustificate dall'essere umano. Armi con conseguenti azioni concrete. Quindi noi vi ringraziamo, io da ex giovane, i miei colleghi molto più giovani di me, vi ringraziamo perché il vostro è un premio riconoscimento alla fiducia nel teatro, nell'ascolto, abbiamo perso tanto la capacità di ascoltare, e nella parola come azione, arma potentissima. Grazie a tutti. Vorrei chiamare la vostra attenzione. So che è giunta, per favore un po' di silenzio. So che è giunta l'ora che poggia il desio, ma vorrei chiamare la vostra attenzione per dirvi che tutte le eccellenze premiate sono meritorie dell'applauso che avete fatto prima, e Marzio Salatteri merita un'attenzione particolare. Uno per la sensibilità a favore dei Lions, e molti di voi hanno avuto modo di assistere allo spettacolo del Teatro Bellini del 19 dicembre. Un'opera straordinaria che ha coinvolto più di 100 persone e una prestazione che ha rasentato la gratuità se non la copertura delle spese. Per cui questo è un primo motivo per l'applauso. La generosità della casa del pubblico. Due, l'opportunità che la Casa del Musical offre al mondo dei giovani. Tantissimi giovani hanno avuto la possibilità di formarsi ed hanno trovato una convocazione lavorativa nei teatri più importanti d'Europa. Tre, ed ho chiuso, il 20 giugno, l'evento per cui poco fa il governatore ha accennato la fattibilità, io credo che positivamente pensando, se Dio vorrà, potrà essere un grande evento molto importante che non vedrà solo esclusivamente il grande Giancarlo Giannini, ma che vedrà ancora una volta i performer della Casa del Musical con uno spettacolo veramente colossale, dal titolo Al passo con i tempi. Dunque grazie alla Casa del Musical per la vicinanza al mondo Lions, per averci consentito di raccogliere dei fondi che oggi stamattina abbiamo visto pubblicate nella lista del nostro tesoriere. Grazie. A Castelvetrano si presenta il libro di Matteo Messina Denaro, Latitante di Stato. Vediamo. La politica non è ancora del tutto libera dal gioco, dalla dipendenza del ricatto della mafia. La mafia si è fatta potere nel senso più articolato, più compiuto, meno rumoroso, ma non meno pericoloso. Le cose che accadono ci raccontano che c'è ancora molto da fare per liberare questa terra, ma che molte cose sono state fatte. Messina Denaro è latitante, punto. Lo Stato in alcuni casi è stato assente, però vorrei evitare generalizzazioni facili, perché poi in questi anni se gli amici di Matteo Messina Denaro sono tutti finiti in galera, lo dobbiamo anche al fatto che le forze dell'ordine, la magistratura, anche la determinazione dell'opinione pubblica ha creato le condizioni perché ci fosse una risposta forte dello Stato. Credo che vada ancora a fare distinzione caso per caso, situazione per situazione. Penso che ci sia ancora molto da fare, nel senso che la latitanza di Messina Denaro racconta anche un sistema di potere nel quale c'è la mafia e non solo la mafia, ci sono protezioni e convenienze che sono abbastanza trasversali, non riguardano soltanto gli ambienti e le file di Cosa Nostra. Io penso che siamo in una stagione completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto e vissuto ai tempi dello scioglimento, e penso soprattutto che il giudizio spetti anzitutto ai cittadini di Castelvetrano. Questa, diciamo, è la forza e la responsabilità della democrazia. I passi ne sono stati fatti qui non 100, ma 100, più 100 e più 100 ancora. Sì, passi, qualcuno indietro, parecchi avanti, però non sempre ci muoviamo in linea dritta e nella stessa direzione, questo è il problema.
Parlare di mafia e parlare di Messina Denaro qui è come parlare di corde a casa dell'impiccato. Sicuramente parlare di mafia a Castelvetrano ha un significato molto importante, ma lo ha ancora di più parlare delle inefficienze dello Stato e di questa caccia fallimentare che prosegue da 30 anni, che impone una visione di Castelvetrano come città da rivoltare come un calzino, ma ormai abbiamo raggiunto la convinzione che Matteo Messina Denaro va sicuramente cercato anche in altri luoghi e non bisognerebbe sicuramente disdegnare le piste estere che andrebbero approfondite probabilmente con maggiore pervicacia. Cosa è importante cogliere da ciò che hai voluto trasmettere a tutti noi in quelle pagine? L'inchiesta che ho provato a fare è una inchiesta su questa caccia fallimentare, quindi su tutti i centimetri che sono stati concessi dalle inefficienze dello Stato, il modo in cui è stato cercato Matteo Messina Denaro, la mancanza di un coordinamento autentico, le sovrapposizioni tra le varie forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, che per la voglia di poterlo assicurare alla giustizia alla fine hanno finito per farsi delle guerre involontarie tra di loro, sotto la lente di ingrandimento quelle che sono le inefficienze che sono partite dai ministeri, dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia, sono loro i principali responsabili di questa caccia che prosegue dal 1993. È impensabile credere che dopo tutti questi anni non si riesce ad acciuffarlo. Mi sono fatto l'idea che Matteo Messina Denaro non è stato catturato anche per gli errori commessi in questi anni di ricerca, perché la mancanza di un coordinamento autentico ha impedito la condivisione genuina delle informazioni. Faccende private, faccende parziali hanno finito per intromettersi in questa grande caccia che prosegue ancora con poche risposte. Oggi è il primo giorno di Quaresima e il nostro Eugenio Cairone sceglie un contributo video, un momento di preghiera e riflessione. Vediamo. Oggi è il primo giorno di Quaresima e il settimo giorno di guerra. La preghiera più forte in questo momento di grande attesa e preoccupazione ci sembra quella che Giovanni Paolo II pronunciò con un tono forte che ricorda l'anatema contro i mafiosi nella Valle dei Templi. Il compianto pontefice polacco si rivolge alla Madonna, colei che è stata sempre presente nella sua vita. Ascoltiamolo. O madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci
dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. Il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, aderisce e partecipa all'iniziativa della Croce Rossa Italiana finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dei profughi dell'Ucraina. La stessa Lina Urso Gucciardino commenta: abbiamo deciso di aderire all'appello urgente che è stato lanciato dalla Croce Rossa Italiana, con la quale c'è sempre stata vicinanza e condivisione per raccogliere fondi e rispondere con la massima tempestività alla grave emergenza in corso in Ucraina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.